Bentornati, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini per parlarvi di Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo a partire dal nostro background. Finalmente questa è una nuova stagione del podcast, quindi registreremo un sacco di belle cose facendo tante cose nuove, ma in questa stagione vi porteremo anche un sacco di ospiti con cui parleremo di particolari argomenti di volta in volta. Quindi sarà un po' a metà tra la prima parte di intervista, nel primo segmento, in cui gli chiediamo cose o legate ai loro prodotti o legate alla loro storia e così via, la seconda parte dove invece andiamo su un argomento, quindi sarà più, diciamo, un episodio solito di due draghi al microfono, però con l'aiuto di qualcuno più esperto di noi. Sì, quindi oggi per inaugurare questa nuova stagione con il botto abbiamo con noi Marco Bucci, sceneggiatore di fumetti come Saetta Rossa e Nomen Omen e game designer di diversi giochi di ruolo, tra cui Memento Mori, che è la sua opera dall'inizio alla fine. Di cui parliamo oggi, tra l'altro. Esatto, ma prima la sigla dei Supernova Collective. Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due. E hanno un microfono. Ciao Marco, benvenuto, anzi bentornato nella nostra caverna. Ciao a voi, ciao a tutte, ciao a tutti. È un piacere averti ancora qui con noi e ti chiediamo come stai? Benone, benone, seppellito in casa, anch'io nella mia taverna, che nella mia taverna, magari fosse una taverna, una caverna. E sto finendo di preparare tutto quello che uscirà a Lucca e quindi sono seppellito di lavoro, ma tra poco rinascerò. Infatti ci raccontavi fino a poco fa che sei appunto molto preso come tutti i fumettisti in questo periodo e che prima di Lucca forse riuscirai ad avere un breve momento di pausa, no? Sì, è la calma prima della tempesta e comunque sia, dai, tra fumettisti ci facciamo anche supporto a vicenda, quindi è il momento delle chiamate, non ce la farò mai. Solidarietà. Come stai facendo tu, come sto facendo io, come facciamo ad arrivarci, però alla fine ce la facciamo sempre. È la solidarietà degli esami, no? Dove sai che affronterai la sfida tutti assieme, siete tutti pronti. Esatto. Si sopravvive con l'ironia e così via. Esatto, ma non si smette mai di essere a scuola, questo è, ormai l'ho capito dopo tanti anni, che quella forma lì è dentro di noi. Quanto vero, quanto condivido questa cosa. Se lo so, non lo sai tu. Allora, nell'altra puntata in cui ti abbiamo avuto come ospite, ci siamo concentrati appunto sui fumetti, quindi sulla tua vita legata al fumetto, sul rapporto tra il fumetto e il gioco di ruolo. Quindi per chi volesse recuperarla è la puntata speciale in collaborazione con Lucca Comics and Games. Oggi invece, per questa prima parte del podcast, vorremmo chiacchierare del gioco di ruolo che hai creato insieme ad Andrea Felicioni, Memento Mori, quel gioiellino. Ti va di raccontarci di cosa si tratta? Certo, Memento Mori, che a me piace sempre tradurlo come mai una gioia, è un gioco ambientato durante la peste del 300. Come vivere un'esperienza piena della peste del 300 se non interpretando una persona che ha appena scoperto di essere appestato? E i personaggi di Memento Mori hanno un countdown sopra le loro teste e sanno che gli rimarrà pochissimo da vivere. Questa brevissima finestra di tempo per loro in realtà è una rivelazione e una trasformazione, perché in quel breve attimo loro hanno esperienza di un mondo molto oscuro e molto soprannaturale e quasi sovrapposto al nostro. È un gioco che è stato edito da Raven Distribution nel 2017 e che ora conta tre manuali più uno, manualettino che è uscito col cofanetto da poco, perché abbiamo appena chiuso tutti i libri dentro un cofanetto. Sicuramente è stato il primo gioco che ho portato in Italia con mio fratello Andrea. E io volevo chiederti, no, appunto perché, come dicevi, mai una gioia, perché avete deciso per un'ambientazione
così dark cupa? Perché proprio la peste come setting? Entriamo subito in una domanda sulle meccaniche, perché questa sembra una domanda sull'ambientazione, ma secondo me è molto legata alla meccanica. E volevamo sperimentare un sistema che si basasse su un concetto più sottrattivo, cioè il fatto che dalla scheda iniziale tu vada a togliere e trasformare quello che c'è scritto sopra, anziché aggiungere valori con l'esperienza, che è una dinamica che conosciamo tutti, molto classica del gioco. Questa idea di trasformare i personaggi che lentamente vengono corrotti necessitava di un veicolo, quasi di un come possiamo definirlo, di una metafora, ecco. Okay. E l'idea della malattia che si muove parallelamente al mondo sovrannaturale e a quello della corruzione sovrannaturale dei personaggi è molto affascinante, cioè per noi era proprio quasi irresistibile. Poi insomma venivamo da delle ispirazioni, da Dark Souls a Bloodborne, a delle vibe molto oscure, e quindi volevamo proprio buttare il giocatore in una situazione estrema. Sì, che hanno proprio un'idea di decadenza anche all'interno. Tra l'altro, non so se lo sai, ma ho letto recentemente un paper che sembrerebbe ricollegare tutte le leggende europee degli zombie, dei non morti, dei vampiri alla prima peste che ha colpito l'Europa. Hanno fatto un enorme studio statistico vedendo dove nascevano queste leggende, e hanno visto che, perché il rapporto così forte e intenso con la morte non c'era stato da molto tempo in Europa, e quindi quando è arrivata la peste vera e propria, la peste nera, sono nate tutte queste leggende attorno. Wow, mi hai appena scaldato il cuore, te lo dico. Poi se trovo il link lo metto in descrizione, se vuoi te lo mando anche, che è molto interessante. Assolutamente, voglio leggerlo, assolutamente. È veramente così, perché comunque sia erano anni subito seguenti un periodo di grande prosperità per l'Europa. Dopo questo periodo molto prospero, il 300 invece si conferma un secolo terribile, sotto tutti i punti di vista. Quindi è proprio anche affascinante il contesto storico nel quale queste storie sovrannaturali hanno poi la loro dimensione. Sì, dimensione. Sì, è incredibile. Il folklore e la storia si fondono assieme in quel secolo in un modo forse nuovo, e il tuo paper è perfetto. E io ho avuto il piacere di giocare a Memento Mori praticamente un anno fa con Steph come master, e quella è stata, penso, poi non voglio prendere, a parte che meriti miei di sicuro no, però non voglio, non so come dire, darmi privilegi che magari non ho avuto, ma penso sia stata la sessione in cui Steph ha provato per la prima volta ad hackerare Memento Mori e trasformarlo in, appunto, anche se hai detto che era già tra le ispirazioni, in Bloodborne, perché ricordo che appunto aveva detto: voglio fare questo esperimento, voglio provare questa cosa. E poi dopo so che appunto ci avete lavorato assieme ed è uscito Sanguine. Parlaci un po' anche di questa esperienza. Ah, è stato bellissimo. Io e mio fratello conoscevamo già Steph, ma quando lui ci ha parlato del fatto che stava facendo giocare Bloodborne attraverso Memento Mori, a noi è andato un cortocircuito al cervello, cioè era tutto perfetto. Stavamo aspettando solo questo. Esatto, era proprio al suo posto, e a quel punto ci siamo trovati io e mio fratello e siamo detto: facciamolo. Ovviamente del tutto gratuitamente, perché questi piccoli hack che piccoli, poi è diventato un piccolo manualetto con la sua dignità, però all'inizio era solo un'idea, tipo facciamo un brevissimo documento per dare la possibilità alle persone di vivere l'esperienza Bloodborne attraverso il sistema e anche la poetica, diciamo, di Memento Mori, perché la corruzione in Bloodborne ci stava benissimo, la trasformazione dei cacciatori era al 100% al suo posto. Lavorare con Steph è stato un'esperienza incredibile, perché lui è davvero
appassionato e dir poco, è in fissa, è palla su Bloodborne. E quindi lavorare con una persona che ama così tanto una storia, i suoi personaggi, l'ambientazione, le sue peculiarità, e pian piano nel corso delle settimane svilupparlo, anche con l'idea proprio di produrre qualcosa di totalmente gratuito, che dal mio punto di vista significa anche molta più libertà nel game design, non doversi preoccupare troppo che certe cose tornino. Dei clienti che tornano a bussare. È proprio così, tu sei libero, lo fai solamente come atto di amore verso tutti quelli che condividono con te una storia, un racconto, e in quel momento ci siamo resi conto che potevamo veramente tirare fuori qualcosa di più, tanto che da piccolo documentino è diventato sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. Hanno cominciato ad aggiungersi le illustrazioni che abbiamo commissionato. Però mi fissa tutti, ragazzi, come fai a non essere? Che bello, complimenti. Grazie. In generale, al di là di quest'ultimo manualetto, come hai detto tu, tutta l'esperienza su Memento Mori, sul creare questo gioco di ruolo, che cosa ti ha portato, che cosa ti ha insegnato? Sicuramente è stato un debutto fuori da quelli che conosciamo nel mondo dei giochi di ruolo, perché nonostante collaborassi già da tempo con piccole grandi realtà, non avevo mai fatto un gioco tutto mio. Non ho iniziato con un Kickstarter, che adesso è tutte le piattaforme, dico Kickstarter, ma qualunque altra piattaforma di crowdfunding è un po' una base, qualcosa che avviene molto spesso. E ho iniziato invece con Raven Distribution, che conoscevo da tantissimo tempo, ed è stata un'esperienza non troppo dissimile a quella che ho avuto dagli altri tipi di pubblicazioni che ho fatto nel mondo dei fumetti soprattutto, ma il rapporto con invece i giocatori è stato totalmente diverso, cioè quello veramente dopo anni io continuo a sorprendermi ogni volta, perché i fumetti ogni volta che qualcuno arriva di nuovo a condividerti la sua esperienza con la tua storia, non so come dire, ma immagini che i fumetti non invecchino mai, okay, in qualche modo, no? Che qualcuno ti scopra un bel giorno su uno scaffale, così come noi scopriamo libri e romanzi. Invece il gioco, ho sempre pensato che una volta che esci hai un momento di esposizione nel quale si parla di te, le persone comprano i tuoi manuali, si condivide e poi piano piano va. Ma invece no, ragazzi, il mondo di Memento Mori è andato strano, è partito a bomba, ma continuano a arrivare persone che giocano e a confrontare la loro esperienza, e questo proprio mi ha totalmente destabilizzato, facendomi rendere conto che non avevo capito niente. Anzi, ci vuole tempo perché alcuni giochi vengano giocati, vengano assorbiti o utilizzati anche, no? Poi mi sono tolto tantissime soddisfazioni. È un gioco molto cupo. Faccio una piccola digressione: in questo gioco non si può morire, perché tu sai già che morirai, e morirai nell'ultima fase di gioco, quindi la meccanica non ti consente di morire, e questa cosa in realtà non fa altro che enfatizzare ancora di più quanto in basso il tuo personaggio può spingersi o finire prima della sua morte. E questa è un'esperienza che per me Memento Mori incarna bene. Fa un po' paura questa cosa, perché tiri fuori dai giocatori un lato che è interessante. A me piacciono le esperienze di gioco un po' strong, quindi... Sì, ci vuole coraggio a mettersi di fronte, no, anche a queste cose, quindi è interessante, ed è interessante che, come dici tu, le persone continuino a riscoprirlo, a giocarlo, a condividerlo. Ottimo. Io non l'ho ancora provato, tra l'altro, e quindi ho dovuto fare ricerca nel vecchio stile per questa puntata. Grande. Andando a vedere, e ti fa proprio venire voglia di giocarlo per questa idea del... Hai proprio, anche prima che mi dicevi, non è una domanda sul setting ma sulle meccaniche, no? È quello che spesso cerco in altri giochi, perché se devo solo mettere sopra un livello di qualcos'altro, tanto vale che gioco a D&D, che ho già investito tempo ad imparare i manuali, capito? Invece questo proprio sei costretto dalle meccaniche a provare quelle emozioni. Sicuramente c'è la paura della morte, no? È uno dei temi del gioco. Il gioco si chiama Memento Mori, ricordati che devi morire, quindi la paura della morte la porti sul tavolo, e in D&D
io è da molto tempo che non provo la paura della morte, ma va benissimo così, perché per me il D&D è un'esperienza molto più rilassante. Non è che voglio giocare tutte le settimane a Memento Mori a Nazca. Non siamo tutti Steph, ammettiamolo. Lui ha appena chiuso una sessione a Torino di Sanguine, era settimo cielo, ma perché lui viene nutrito dal gioco e dalle idee malsane. Dall'oscurità. Quindi io ti volevo chiedere, sempre in linea con quello di cui stiamo parlando, no? Come ci hai già detto che ti immaginavi più un momento di esposizione e poi basta, ma come ti immaginavi che l'avrebbero giocato questo gioco? Cioè, ti immaginavi che sarebbero rimasti fedeli o che le persone si sarebbero subito messe a cambiarlo? Io immaginavo che l'avrebbero giocato alla Berserk di Kentaro Miura, che sarebbe comunque il migliore scenario possibile, però immaginavo che lo giocassero in maniera più guerresca, dando più spazio ai confronti e agli scontri con le creature sovrannaturali, e quindi immaginavo che l'esperienza fosse comunque quell'atmosfera che avevamo proposto, ma filtrata da una quantità di violenza molto alta. In realtà ho trovato più persone attratte dal lato fiabesco scuro di quegli anni, quell'idea di medioevo che abbiamo nella testa, che è totalmente fiabesca, favolesca, non è effettivamente storica, ecco. L'hanno giocato in modo molto diverso ogni volta, stupendomi anche in quel caso, perché soprattutto delle realtà che attorno ad esso hanno creato dei tornei o delle campagne più lunghe, come per esempio il Salotto di Giano, che su questo ha fatto un lavoro per molto tempo, hanno sempre proposto storie incredibilmente variegate. Quindi l'aspetto guerresco che io immaginavo sarebbe stato molto utilizzato, un po' perché siamo anche abituati in D&D, no? D&D, combat, via. A un certo punto meno le mani. Sì, cioè se dopo 2, 3, 4 sessioni che fai di D&D non succede qualcosa, non avviene una minaccia, diciamo, non sei tranquillo. Io ho sempre invece pensato che Memento Mori fosse un gioco perfetto per giocare proprio l'horror puro, cioè paura, angoscia, trasformazione, corruzione e tanto, tanto puro roleplay tra personaggi, cioè proprio il confronto tra personaggi che sono lì per morire. Sì, forte. Quello che a me è venuto in mente leggendo, che mi piacerebbe giocare per esempio come master, è una specie di Nome della Rosa, però con Memento Mori, perché mi piace tantissimo questa idea della futilità di cercare un assassino nel momento in cui tutti stiamo male, tutti stiamo andando verso la morte. Bellissimo. Bellissimo, sì. Vedi, hai ritagliato un momento, perché c'è in quest'arco di tempo limitato che hai prima della tua morte, cosa fai? Cioè, tanto lo sai che morirai, che cos'è che vale la pena di vivere in quei momenti, no? Sì, cosa serve la giustizia se tanto finiremo tutti in quel momento? Esatto, e anche il confronto tra giocatori è molto forte, perché ognuno prova dei sentimenti nei confronti della morte diversi, immagino anche tra voi. Oh, che argomento cupo che avete tirato fuori per il vostro podcast. Però io stesso ho sentimenti contrastanti, ci sono giorni nei quali la cosa mi terrorizza tantissime, quindi magari il mio personaggio rifletterebbe questo aspetto di me, questo rapporto. Chi lo sa, magari negherebbe tutto, magari continuerebbe a vivere una vita di dissolutezza e di poesia prima di finire, ma quel gioco ti costringe a confrontarti con il mondo sovrannaturale, diciamolo chiaramente. Prima o poi incontrerai delle creature che sembrano uscite dai grimori medievali, anche perché tutto il lavoro che è stato fatto nel secondo volume, che è il Codex Gigas, che è un bestiario, un erbario, un grimorio e un lapidario, li ho detti tutti, sì, racchiude una forma di rielaborazione della mitologia di quel tempo, quindi la nostra interpretazione della mitologia di quel tempo, quindi quella viene proposta. Tanta roba. Ma volevo sapere, visto che hai detto un po' come ti immaginavi che lo avrebbero giocato e come invece l'hai visto giocare, a distanza di anni, avendolo visto, sentito giocare un po' di volte, c'è qualcosa che cambieresti
del prodotto, cioè c'è qualcosa che hai detto questa cosa qui forse potevo farla in modo diverso? Sì. Credo che questa domanda fatta a un autore sia pericolosissima, perché gli metti in mano quel documento. Presenti le mille bozze di Emilio ogni volta che fa qualcosa. Quindi mi sa che ci capiamo benissimo. E ogni volta che mandi in stampa vero e proprio un prodotto, è come se lasciassi andare tuo figlio nel mondo e quel che è fatto, la tua eredità l'hai data nel cercare di contribuire il più possibile alla sua crescita, poi è lui che deve fare i suoi passi nel mondo. Calciandolo il più lontano possibile. Il più lontano possibile, io vivo anche in mezzo ai boschi, quindi deve fare un bel pezzo di strada, quasi sterrata, e quindi sono cavoli suoi. Però a distanza di anni, è un prodotto che è uscito nel 2017, e a distanza di anni il mondo del gioco di ruolo è cambiato. Io sono cambiato, mio fratello è cambiato, e lui che rappresenta il core del puro game design, la struttura, l'architettura proprio delle regole, so per certo che qualcosa cambierebbe, anche forse più di qualcosa, per renderlo più attuale. Anche perché i giochi di ruolo io credo incarnino in parte non delle mode, intendiamoci, ma il sentire, certo, quando sono usciti, no? Avevamo una sensibilità diversa. Nel frattempo abbiamo cominciato a giocare online tantissimo, il nostro modo di confrontarci l'uno con l'altro è totalmente cambiato, anche i rapporti che abbiamo tra autori e giocatori sono cambiati. Quindi questo sicuro. L'ambientazione invece non credo che la cambierei, perché in un qualche modo è funzionale. Noi non diciamo mai tantissimo quello del contenuto vero e proprio, se non la parte sovrannaturale. E a quella io sono un po' affezionato, quindi farei un po' fatica a toccarla. E mi sembra che comunque sei molto attento, di sicuro si è sentito in questa prima parte del podcast, ai temi di cui tratti nelle tue opere e alle metafore che usi per trattarle, no? Come questo che dicevi del velo e del mondo sovrannaturale che si unisce a quello reale, non è l'unica opera in cui ne parli. Ah, e, sì. Però io volevo sapere, come fai a scegliere di cosa parlare? Questa è una domanda bellissima, vorrei un sacco di domande così, mi piacciono. È difficile scegliere. Penso di essere attratto dalle cose che mi mettono più a disagio, e questa è un po' una mia caratteristica sicuramente come autore. Tratto temi che mi spaventano, ma non solo mi spaventano, mi mettono in una posizione scomoda. Okay. Nei fumetti tantissimo, ma anche nei giochi che ho scritto ci finisco dentro proprio. È come se cercassi di non farlo ogni volta. È come se ogni volta cercassi di parlare di qualcosa magari più soft, magari che mi mette più a mio agio, magari di cui so tantissimo, e invece finisco sempre a parlare di cose che mi mettono angoscia o mi fanno porre un sacco di domande. Per esempio ho scritto un fumetto sul gap generazionale, che è una cosa che mi prende abbastanza, perché a volte mi chiedo, ma quando è che io sarò vecchio? Quando è che io sarò la generazione precedente? Quando è che sentirò quella frattura tra me e gli altri? Questo è uno dei temi, ma finisce che questi temi forse trovano loro me. Ti vengono a cercare. Io cerco di scappare. Io sento di capirti, anche se nel mio piccolo, perché non sono autrice assolutamente di nulla, ma dei miei personaggi sì. Certo, e mi trovo nella stessa condizione, nel senso che mi sono resa conto, guardando un po' tutti i personaggi che alla fine vado ad interpretare, che tutti quanti hanno almeno una caratteristica da cui cerco di scappare, come dicevi tu, perché dico, cioè già me la trovo nella vita reale, non la voglio anche usare nella fantasia. E anche quando parto da tutt'altro e dico, tanto questo personaggio è totalmente diverso da me, alla fine almeno quella cosina lì ce l'hanno. Quindi penso sia un po'...
non dico fisiologico, però forse un po' parte degli esseri umani. Emilio, non lo so se... No, io ho un rapporto strano con... quando racconto storie, è strano con i temi che voglio portare. Perché da un lato a me piace molto l'intrattenimento facile anche. Cioè, a me piacerebbe fare quelle lunghe serie che sono belle soltanto perché ogni episodio è una cosa diversa. Però di fatto mi sento sempre come se dovessi pagare qualcosa a chi mi ascolta o chi mi legge. Cioè, che alla fine di quelle ore non si ritrovi a dire, vabbè, potevo anche non leggerlo. E quindi trovare qualche, non per forza risposte, ma anche qualche domanda che faccia pensare. Ma le domande sono meravigliose. Cerchi la cosa giusta, non cercare le risposte. 5 anni di filosofia mi hanno insegnato bene, non come ne toglie più nessuno. Beh, assolutamente sì. Cioè, è bellissimo lasciare ai giocatori, ai lettori, ai giocatori, alle persone con le quali condividi una storia, un carretto pieno di domande, trainato da altre domande, su una via lastricata di domande. Una delle novità di questa stagione è che anche gli episodi di Due Draghi al Microfono avranno uno sponsor che ci permette quindi di avere più fondi per migliorare la qualità dell'audio, portare avanti questo podcast, eccetera, eccetera. Lo sponsor di questo primo episodio è Lorenzo Brachetti. Lorenzo è un assicuratore che copre un po' di tutto, quindi potete parlare con lui per qualsiasi cosa vi serva assicurare. E come fate a contattarlo? Potete chiamare il numero 340-521-1051. Lo ripeto, 340-521-1051. Oppure potete contattarlo anche sulla sua pagina Instagram, aiutami Giada, ti prego, non far finta di non esserci in questa pubblicità. Dovevi dirlo tu! No, ti ho detto che la fai tutta tu la pubblicità, se non mi scrivi il copione non so cosa devo dire. Oppure potete contattarlo anche sulla sua pagina Instagram, InstaInsurer. La pagina ancora è soltanto con il logo, che è molto figo, e il nome. Non ha ancora pubblicato contenuti, ma mi ha detto che da qui in avanti ci vorrà fare dei post, delle spiegazioni un po' di come funzionano le assicurazioni e contenuti di consulenza in quella direzione. Quindi se avete qualcosa da assicurare, da una casa, un'auto, qualcosa del genere, potete contattare Lorenzo in questi modi o anche tramite la mail. Lorenzo Brachetti, scritto tutto attaccato, @outlook.it. Lo ripeto, Lorenzo Brachetti, tutto attaccato, tutto minuscolo, @outlook.it. Per tutti questi link potete andare in descrizione. Quindi mi raccomando, se volete assicurare le vostre proprietà, fate uno squillo a Lorenzo Brachetti. Allora, adesso andiamo nella seconda parte di questo podcast e quindi ci avviciniamo a temi un po' meno cupi, un po' meno, come dire, tenebrosi e un po' meno filosofici. E in realtà, siccome so che è una cosa di cui Emilio parla spesso e gli piace molto riflettere su queste cose, secondo me chiacchiererete voi due, mi metterò in un angolino perché... No, ma stacci vicino però, No, va bene, vi tengo compagnia. Allora, in questo secondo segmento vorremmo approfittare della tua abilità ed esperienza come sceneggiatore e game designer per dare degli spunti ai nostri ascoltatori su come creare un sistema di magia per un gioco di ruolo. E quindi io inizio proprio con la domanda brutale a zero. Se devi creare un sistema di magia, da dove inizi e a cosa pensi? Bellissimo, brutal sul serio. Una parte di me vorrebbe dirti che la prima cosa a cui penso e devo pensare è il paradigma attorno al quale ruota la magia, quindi quali sono i pilastri del mondo e come il mago sta operando per cambiare le regole di tutta la macchina, le regole sulle quali si basa la realtà di questo mondo. Ma in realtà la prima cosa che penso è la spettacolarità della magia e l'accessibilità della magia, okay, che sono forse le due cose che mi servono di più a capire dove, in che direzione sto andando. Cioè, siamo in una magia dove le ombre sembrano più cupe, la voce si fa più
più profonda, l'aria sembra farsi più fredda, o siamo in un mondo dove protendendo una mano io lancio una palla di fuoco e qualcun altro mi risponde con uno scudo di forza? Cioè, la magia si vede o la magia è una sensazione che modifica il mondo? E poi l'accessibilità. L'accessibilità intendo proprio, siamo solo noi gli eroi e il super cattivo ad avere la magia, oppure viviamo in un mondo dove la gente non va al pronto soccorso perché ha le potion? Disponibile. Mm-hmm. Tra l'altro è molto interessante anche la prima parte della risposta, perché secondo me c'è un trend comunque nel fantasy che sta portando ad integrare sempre di più la magia nel mondo. Cioè, se guardi, parlo più del film del Signore degli Anelli che del libro, ma se guardi com'è la magia di Gandalf, ah, meraviglia, è una magia che lui usa pochissime volte, è più psicologica, è più sulla spettacolarità come dicevi, non è integrata col mondo, non c'è bisogno di spiegarla con qualche fenomeno fisico. E quindi è interessante quello che dicevi, penso a come è diversa rispetto a tutto il resto, perché se è magia in qualche modo deve differenziarsi. Assolutamente, la magia di Gandalf secondo me è uno degli esempi migliori di una magia che non si vede, se non pochissimo, quando è veramente il momento, quando tutto si gioca, proprio il tutto per tutto, ma è la senti. Ma d'altronde la magia è nei prodotti videoludici, anche nella musica, in effetti diversi da quelli solamente visivi. Io cerco sempre un pochino di far sentire ai giocatori che la magia non è solamente lucine colorate, X-Men, che io amo, ma ok, non è solo quello, non è solo una bagola di energia che brucia, ma è qualcosa che ha una vibrazione, lascia nell'aria qualcosa, la puoi prevedere perché poco prima che venga evocata, chiamata, succede qualcosa di incredibile a livello fisico, ma come dici tu, piccole cose possono suggerire una vibrazione proprio della magia molto grande. Credo che il modo con cui la rappresenti nel gioco ti dia già un indizio su che tipo di magia stai cercando tu come autore, come creatore, come sarà, come la vivranno i miei giocatori. Poi da lì in realtà io faccio il percorso inverso, da come voglio che sia rappresentata faccio 3 backflip e torno all'inizio. Ok, allora quando Emilio mi ha parlato di magia come sistema, che fosse nei romanzi fantasy, nei telefilm o nei giochi di ruolo, mi ha spiegato che esiste l'hard system e il soft system. Mm-hmm. Ovvero hard system, magie che hanno regole ben precise, che quindi magari, come diceva prima Emilio, sono integrate col mondo, sono comprensibili da chi usufruisce del prodotto. Quindi vabbè, esempi che ci vengono in mente sono i romanzi di Sanderson, del mio amato Sanderson, sì. Del suo amato, sì. Sanderson e del mio amato Roth, sì. Oppure ci possono essere invece, appunto nel caso del soft system, magie che si basano più sul senso di stupore, sulla possibilità di fare qualsiasi cosa senza che siano così integrate, no, nel mondo, sì. Che comunque che siano spiegate in qualche modo allo spettatore. Ora, noi abbiamo nei giochi di ruolo l'esempio del gioco di ruolo più giocato al mondo, Dungeons and Dragons, dove comunque c'è un hard system, perché abbiamo tutte le risorse, i tipi di incantatori, slot incantesimo e così via. Se dovessimo creare un soft system, quindi vogliamo creare quello stupore, vogliamo che non ci sia bisogno di un sistema vincolato da risorse, come possiamo immaginarlo? Cioè, proviamo proprio a buttare idee in modo che ai nostri ascoltatori rimangano degli spunti e dicono: questa cosa la voglio riutilizzare. Siamo in una sessione di brainstorming, lo sanno gli, sì, ascoltatori. Sì, sì. Okay. Vai. Assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Il punto, secondo me, fondamentale, cercando di immaginarlo, no? La buttiamo lì. Mm-hmm. D&D si basa tutto sulle risorse, non solo quelle del mago, ma quelle di tutti i giocatori. Insomma, tutti andiamo un pochino a spendibili risorse che devono essere misurate nel corso di una sessione, facendo finta che non sia così, che quindi la magia sia qualcosa di più etereo delle risorse. Il primo modo che mi viene in mente è quello di gestirla come se fossero dei domini, dividendo la magia nel dominio sul quale tu
al potere in un qualche modo, un po' come fece il buon mage della White Wolf, uno dei sistemi più incredibilmente maestosi, perché attraverso quella magia potevi cambiare proprio la struttura stessa della realtà, ma in un qualche modo ti davano solo delle linee guida. Mm-hmm. E è questo il punto del soft system, cioè come fai a dare delle linee guida alle persone? Gli dici: tu hai dominio, la tua magia, il tuo potere ha dominio su una cosa molto specifica. Okay. Non so se avete mai letto Nobilis, per esempio, un gioco. No. È un gioco che è un gioiellino, soprattutto per il manuale, che sembra una specie di oggetto di design. È okay. Un gioco un po' sofisticato, ma ha un sistema di magia molto interessante, e si proponeva di essere il gioco in cui tu giochi gli Eterni di Sandman. Okay. Dove però sei l'eterno di qualcosa di specifico, come per esempio i colori. Tu hai okay. potere solo e soltanto sui colori. Cosa fai? Ok, quindi cioè limitandoti ti spingono ad essere più creativo, perché non devi stare a pensare quando avrò il prossimo riposo breve, ma di fatto dov'è il limite del mio potere, come faccio a trasformare questa situazione? Esatto, io magari posso usare il mio potere sul colore. Immaginiamo il colore come qualcosa di un po' fisico, no? Sì. Proprio fisico, ci metti un po' di scienza, insomma. Cominci a usare il colore, per esempio, su te stesso per diventare invisibile, no? La prima cosa che mi viene in mente: posso diventare invisibile, posso modificare i colori su di me, sto fermo, immobile. Come un camaleone. Esatto, proietto dei colori su di me. Ma posso fare cose molto spaventose, tipo toccare una parete, far diventare tutte le pareti di un nero profondissimo che assorbe qualunque tipo di luce, tipo Vanta Black, tanto per capire, sì. Cioè il nero più nero che esista. O posso diventare io totalmente nero per intimidire, no? Come se fossi un buco nero che sta risucchiando la luce dentro di me. O sto solo usando i colori. Sì, sì, io sono già conquistata da questa cosa. Da questo sistema. Wow, produciamo, facciamo cose. No, bellissimo, molto molto figo. Io ragionerei quindi più per domini, oppure anche per parole. In realtà Ursula Le Guin, con tutto Heartsea e tutta una saga di romanzi, ragazzi, io lo dico a chi ci sta ascoltando, recuperate tutto di Ursula Le Guin, è tutto confermo. Pazzesco. Io sono perfettamente d'accordo. Sono contento, perché è veramente un romanzo che io spaccerei tipo fuori da ogni angolo buio. C'è la mia mano che tiene tremando Heartsea. Pensa che me l'hanno fatto studiare addirittura all'università. Ma quindi wow. Adesso racconti. Allora, ho fatto questo esame di inglese, io facevo filosofia, posso scegliere i crediti che voglio, fondamentalmente non c'era ancora un curriculum di studi vero e proprio, quindi sono passato da fare fisica quantistica a mi faccio un esame di inglese, così studio un po' di letteratura inglese, mi impratichisco e via così, e ho scoperto che era un esame fantastico, che aveva dentro Ubik di Dick, aveva sì, dentro sì. Ursula Le Guin, aveva Cuore di Tenebra di Conrad, quindi ho fatto proprio un tour de force in tutti questi aspetti di letteratura fantastica, mitica e favolistica, che è stato meraviglioso. Ma cavoli, ti invidio tantissimo. Io vorrei averla scoperta prima, davvero. Il suo sistema di magia che in Terramare, in la saga di Terramare, lei propone un sistema che si basa sui veri nomi, e io sono entrato poi in fissa, perché una delle saghe a fumetti che ho scritto aveva proprio questo tema, quindi ho detto: ma com'è possibile? Cioè, il che io non abbia mai letto questa cosa, né quando mi stavo documentando, no? Sì, sì. Boh. Non si sa, i nomi funzionano in realtà come i domini. Tu hai potere su il vero nome, che è qualcosa di molto specifico. Il mare Adriatico ha un nome, ma il Mar Tirreno ne ha un altro, anche nella lingua italiana, ma qui stiamo parlando del nome che incarna quel concetto, sul quale tu conosci quel nome e hai potere su quella determinata fetta di realtà, quel piccolo ritaglio di realtà. Io non so se questi sistemi si possono veramente integrare, per esempio, con qualcosa di così hard come D&D, perché D&D fa resistenza alle modifiche, però sarebbe interessante slegare la magia da tutto il resto. Su questo del nome, per esempio, hanno aggiunto una sottoclasse di nomomante o qualcosa del genere in Dungeons & Dragons, e quello che mi ha sempre fatto evitare di giocarla è proprio il fatto che devo fare un tiro, se supera, o deve fare un tiro salvezza
l'avversario, non mi ricordo, se lo supera so il suo vero nome. Quando hai già lo strumento che è roleplay e cioè devi portare a conoscere una persona, no? Il fatto in Terramare, Sparviero e Eren, il ragazzo, sì, sì, sanno uno il vero nome dell'altro a un certo punto perché hanno vissuto assieme, non perché ha avuto un incantesimo, ma perché proprio la capacità di vedere l'altra persona e capirne l'identità. Purtroppo ho sempre la sensazione che Dungeons & Dragons debba combattere fare resistenza vera e propria con il fatto di poter essere giocato da tutti in maniera super neutra, in maniera universale, in maniera molto condivisa. E ho sempre questa sensazione che resistano all'idea di cambiare determinate o di essere diciamo più accoglienti da questo punto di vista, perché devono farla il più fredda possibile, no? Meno righe possibile, meno regole possibili, tutto molto compatto, e tutto quello che è roleplay ovviamente cercano di limitarlo a il roleplay, come se fosse una specie, come se esistessero i downtime veri e propri, sì, cioè combat, downtime, le fasi del gioco non dovrebbero avere un nome ma in realtà ce l'hanno. A me sta bene, però ovviamente ti fa perdere un pochino quella possibilità. Sì. È quello che secondo me spaventa un po', di sicuro ci sono una marea di considerazioni, è un'azienda comunque enorme quindi deve fare le loro considerazioni, certo, certo. Però quello che spaventerebbe un po' me nel creare un sistema come quelli che abbiamo descritto del colore o del nome è che per i fini narrativi non vorrei che diventasse un MacGuffin, cioè un oggetto magico che salta fuori alla fine della storia perché siamo arrivati al Monte Fato e adesso non ne uscirebbe vivo nessuno se non troviamo qualcosa di magico per tornare indietro. E quindi quello, cioè, abbiamo giocato per esempio Kids on Brooms, sì, anche ci stavo pensando, dove è andata un po' a finire così, e sicuramente non è colpa soltanto del gioco, no? Ma anche come ci siamo approcciati, come l'abbiamo giocato. Però il rischio di un soft system ti permette di dire crea l'incantesimo che vuoi, poi dopo troviamo il modo per inserirlo nel gioco, e che diventi mi tiro sempre fuori dai problemi invece che crearmi limitazioni. Però è anche vero che anch'io stavo pensando a Kids on Brooms già quando Marco stava facendo un po' i vari esempi anche sui domini, perché pensavo è vero, forse, cioè, di sicuro non puoi inserirlo, integrarlo in Dungeons and Dragons, ma ad esempio in giochi già più narrativi con un soft system di fatto come Kids on Brooms, puoi dire ok, se lascio totale libertà e ti dico tu puoi descrivermi quello che vuoi, fai un tiro, se il tiro va bene succede, forse lì è veramente troppa libertà. Però trovare un escamotage che può essere hai il dominio su quella cosa, funziona solo se sai il vero nome, e mettere comunque qualcosa di specifico, secondo me funzionerebbe molto meglio. E infatti quando ho giocato in realtà nell'ambientazione di Hogwarts praticamente, okay, quindi cioè tu avevi i tuoi incantesimi, avevi comunque la tua lista in quel caso, e cioè già lì funzionava meglio. Ovviamente secondo me si può fare una via di mezzo, cioè non devi avere necessariamente la lista di incantesimi, però se decidiamo qual è la tua limitazione, il tuo vincolo, eviti che diventi la cosa che ti salva alla fine ma che hai tirato fuori dal nulla, ecco. Assolutamente sì, secondo me il trick è creare dei range che diano al giocatore contezza di quanto lui è esperto a manipolare quel determinato dominio. Magari non ne ha solo uno, magari li differenziamo un attimo, magari ce n'è uno grande ma dentro a quello grande ce ne sono alcuni più piccoli, e quelli più piccoli li riesce a gestire meglio rispetto a quello macro, no? Vi sto facendo un po' di così brainstorming alla brutta, dei range che ti danno una misura di quanto tu puoi operare facilmente sulla realtà e di quanto puoi modificarla, e magari ti dicono ma sì, puoi provare anche a modificarla di più, ma se lo fai, che io amo il ma se lo fai, amo quando il master ti guarda con i luccichini negli occhi, con gli occhi di bragia, prova, esatto, prova, con gli occhi di bragia, dai fallo. A me piace molto di più il master che ti guarda dicendo fallo piuttosto che il master che ti dice no. A me piacciono molto i sacrifici, questo in tutti i giochi, tanto che sto cercando di integrarli anche quando scrivo per D&D, per esempio fatto con Norse o come farò con Spectrum il gioco di Nomen Omen. L'idea del sacrificio, sacrificare qualcosa che per il personaggio o anche per il giocatore
giocatore se si tratta di tempo del personaggio, no? Perché il giocatore ci mette del tempo a costruire quello che vuole, sì. A costruire quello che vuole, ma se poi a quel punto deve sacrificarlo in un'unica botta e in quel momento succede qualcosa di super epico, io voglio vederlo da master, voglio giocarlo da giocatore, cioè mi stai trascinando dentro all'idea del sacrificio tantissimo, e a quel punto io te lo regalo il critico, cioè non me ne frega più niente, perché quello che tu mi stai dando è qualcosa di molto più potente di culo ai dadi. Non sto parlando soltanto ovviamente di sacrificare cose come, cioè non sto parlando di cose truculente, con l'intro di prima sembra che no, io faccio sempre cose, ma metti caso che io ho voluto tantissimo avere un oggetto magico, ce l'ho avuto tantissimo, e tu sai da master che lui ha quell'oggetto, quanto l'ha voluto, e alla fine c'è riuscito ad averlo, e tu me lo spezzi nell'ultimo momento sacrificando quell'amore che tu avevi per la bacchetta, no? Quella cosa così, allora io lì sono già coi lacrimoni, mi sto già un po' emozionando. So che il giocatore vorrebbe fare tutto tranne che spezzare quella bacchetta. Ah, wow. Perché tra l'altro è uno di quei momenti dove il metagame diventa parte della magia del gioco, cioè io volevo l'oggetto, lo voleva il mio personaggio e entrambi l'abbiamo perso. Infatti utilizziamo la parte buona del metagame, no? Esatto. Cioè il metagame, quello virtuoso, che ci troviamo tutti a sentire delle cose. Immaginate quando, almeno a me succede, non so voi, che a volte io vado in pausa un secondo nel gioco, quando gioco con mio marito succede tantissimo, perché lui sa proprio dove sono i miei soft spot e quindi tipo mi pugnala, mi fa commuovere, io lì faccio ok, mi alzo, faccio un attimo una pausa e cose così. Però anche quello è, si può sfruttare, il portare l'emozione del giocatore sempre più in là fino al momento nel quale la magia vera e propria può essere trainante. E per me il sacrificio è uno dei momenti più chiari da spiegare alle persone. C'è un sistema molto bello che ho visto, non mi ricordo esattamente, ma è tipo una modifica a un sistema già esistente di questo podcast americano che si chiama Skyjack, dove in pratica nel mondo di gioco ci sono queste carte, si chiamano luminari, ed è una specie di tarocchi ma con cui giocano anche partite. La partita ha una sorta di potere, veggenza, qualcosa del genere, ma i giocatori possono usare quelle stesse carte per evitare di tirare e risolvere la situazione. Però ognuna di quella, che ci sono alcuni luminari positivi, alcuni negativi, ma tutti hanno dentro quest'idea che comunque c'è, capito, qualcosa che o un setup che devi creare o qualcosa che devi lasciare indietro mentre vai avanti. E c'era questa scena di questo angelo caduto, che era uno dei personaggi, che ha passato tutta la sua vita a lasciarsi crescere i capelli, che non poteva mostrare un'appartenenza anche soltanto a uno dei due generi essendo un angelo, e in una delle scene per potenziare l'incantesimo e salvare il suo amico li ha tagliati. Capito? E sotto proprio l'estrazione di questa carta, che era positiva ma richiedeva un sacrificio, proprio per come era la lore di questa carta. È bellissimo, cioè tu ti trovi davanti a queste scene, sono quelle che a me farebbero emozionare, ma sono anche quelle che nelle partite che seguo, insomma nei gruppi che seguo online, così quando succede qualcosa del genere io impazzisco, ragazzi. Sono i momenti migliori del gioco di ruolo. Hai bisogno di questi momenti di vulnerabilità nella quale tu da giocatore porti a gala la vulnerabilità del tuo personaggio. Wow. Io ho in mente il finale dei Corvi della Notte, che però non posso ancora spoilerare. Lì ci sono stati sacrifici che mi hanno fatto, mi hanno proprio rotta, cioè io stavo giocando e l'ultima mezz'ora l'ho fatta solo piangendo e singhiozzando, e vabbè, ci siamo rotti un po' tutti, diciamo. E invece un'altra cosa che mi è venuta in mente è in Storie di Vapore interpreto questa vecchia gnoma, che praticamente per tutta la prima stagione cercava di riaggiustare la sua motocicletta, perché è super appassionata della sua motocicletta, e a un certo punto la cede a un NPC perché tiene a quell'NPC e quell'NPC ha bisogno di scappare. E mi ricordo che quando abbiamo giocato quella scena ero abbastanza, cioè quell'attimo di pausa che dicevi prima, per dire ok, io giocatrice ho in mente che questa cosa lei la farebbe, ma sta ferendo sia lei che me, quindi hai quell'attimo dove wow. E sono potentissimi, sì, cioè sono i momenti che ti restano di più e che ti fanno sentire anche quanto sei legato al tuo personaggio, perché alla fine fai delle cose e magari, cioè, in quel momento le vivi anche in modo forte, profondo, e per dargli la storia che merita.
non so come dire, cioè ho proprio con i personaggi a cui sono più legata, non so se succede anche a voi, ma cioè senti che si meritano di avere una storia e a volte devi andare anche contro te stessa, contro te stesso per dargliela. Penso che è figo se ti costringe la magia del tuo sistema a farlo ogni volta che vuoi lanciare palla di fuoco. Esatto. Quello è crudele, sì. Però è anche poi come in realtà io sento una forma di magia nella vita reale. Oh, vai, racconta, sono curiosa. La prima cosa che ho fatto, arrivato a Bologna, perché io sono di Modena e mi sono trasferito a Bologna che ero appena maggiorenne, e sono arrivato a Bologna e ho visto da lontano, da lontanissimo, la Basilica di San Luca, che è molto carina, è un santuario, non credo che sia una basilica. Torroneggia sulla città, no? Mm-hmm. Avete presente quella scena, non so se avete presente Berserk, ma è un po' la scena di Griffith che vede il castello in lontananza, e dico, ah, e ho detto, ah, ok, io ora esprimerò un desiderio, fin tanto che questo desiderio verrà esaudito da qualunque cosa lo ascolti, io non vedrò mai quel santuario. E sono passati molti anni, tanto che ho vissuto più a Bologna che a Modena ormai, e questo desiderio continua a venire esaudito e io non metterò mai piede là, nonostante sia un posto super iconico, perché ci sono andati tutte le persone che si stavano per laureare a Bologna, perché fai tutto il pellegrinaggio di tutti gli archi per arrivarci, insomma è un po'... E questo è un piccolo racconto di come secondo me io sento che è la forma più simile alla magia che io conosco nella vita reale. E quindi portarla nel gioco non mi sembra così assurdo. Anzi, a volte sento che la magia sia un po' troppo facile e al contempo regali un po' troppo poca instabilità, non so come dire, voglio più imprevedibilità dalla magia, sono un po' legato all'idea che la magia sia scatenare il caos. Quindi stregone del caos proprio. Totalmente, totalmente. Molto in comunione con la natura, però così come la natura è qualunque cosa... Assolutamente. Wow. E no, tra l'altro, cioè, hai tirato fuori da solo questa cosa perché era una delle domande che volevo farti, appunto più personali, staccandoci un po' dal gioco, quella su come senti la magia nella vita reale, ma lo hai già detto, non so se vuoi aggiungere anche altro. Cioè, perché io in mente, quando ti ho detto facciamo questo episodio sulla magia, tu sei tipo esploso di gioia, sì. Dicendo sì. Oh, wow, ne parlerei per ore, non aspettavo altro. Ok, bellissima questa tua reazione. E quindi, cioè, mi sono detta wow, cioè, cos'è che lo lega così tanto alla magia come tematica? Sono legato alla magia principalmente perché vengo da una famiglia molto strana e sono cresciuto in un contesto molto particolare e alcune donne della mia famiglia sono proprio le donne che facevano quella classica cosa che fanno le donne in Italia, facevano le donne in Italia una volta, ovvero di raccogliere le erbe giuste al momento giusto, nella giusta fase dell'anno, hanno le loro ricette, hanno i loro oli che continuano a darmi dopo anni e che io non riesco mai a utilizzare perché non si possono conservare così bene, insomma, quindi è un po' un problema, però ne ho una riserva proprio. Noi in Italia abbiamo la stregoneria in Italia è dentro il DNA di una certa tipologia di persone, di culture. Non posso aggiungere molto altro dal punto di vista della mia formazione, perché in realtà l'ho sempre visto come qualcosa di assolutamente compatibile con la medicina, che è l'unica cosa che al mondo riesce a calmarmi, è la medicina e la scienza, tanto che ho sposato uno scienziato, quindi la scienza mi calma, capito? Okay. Però la magia che ho respirato nella mia famiglia mi ha aperto le porte verso una forma di condivisione emotiva molto alta e condividere certi momenti con le persone a cui voglio bene, alcune feste, aggiungere più feste al calendario e
e viverle in un modo diverso. Quindi la magia mi riempie molto di un sacco di good vibe, quindi, ma tante. Ma si vede un sacco, guarda che, cioè, a parte che io quando guardo i reel dei tuoi video che fai anche quando fai gite, no? Sì, e sì. Hanno quell'atmosfera lì, poi a parte che hai le orecchie. Ah, molto a punta, sì. Sono fantastiche, io te le invidio un sacco, tu non hai idea di quanto io invidi le tue orecchie, ma cioè a un certo punto mi sono chiesta, ma sarà per forza un filtro, un costume, qualcosa, non può, sono, no. Cioè, sono così a naturale. Sì, sì, sì. Insomma, quindi in realtà c'è, cioè, tutte queste vibes sulla magia, le emani proprio. Meno male. La magia si deve condividere, anche voi sembrate un sacco comunque essere attratti dalla magia, quindi ci siamo trovati qui per questo anche. E infatti noi ti ringraziamo un sacco per questo piccolo studio sulla magia che abbiamo fatto, e volevamo in realtà concludere con due domande, una che ti abbiamo già fatto e l'ultima domanda che facciamo sempre a tutti, ma prima vuoi raccontarci qualcosa dei progetti di questo periodo, cioè cosa farai nei prossimi mesi e dove possiamo trovarti? Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Beh, io direi che posso far altro che dirvi quello a cui sto lavorando adesso, sto proprio chiudendo adesso, perché a Lucca usciranno il secondo volume di Arcadia, sempre della saga di Nomen Omen. Dopo una certa pausa, quindi un po' c'è stato di mezzo il Covid, Nomen Omen Omnia, che la raccolta di tutto quello che era avvenuto nei primi tre volumi di Nomen Omen e gli extra che avevamo fatto uscire grazie alla pubblicazione americana, e ritorniamo in Italia con questo nuovo capitolo della saga che è un po' straziante, ma diciamo che una volta che l'ho scritto e l'ho chiuso, poi farà la sua strada, e poi inizia una nuova miniserie invece con Sergio Bonelli editore. Il titolo è Simulacri, l'ho scritta insieme a Jacopo Camagni, ideata insieme a Jacopo Camagni, che è sempre l'autore della saga di Nomen Omen, ma il team che ci ha lavorato sopra è molto esteso e sono persone fantastiche, le dico tutte di fila perché è troppo bello dirle. Sono Eleonora Caruso, Giulio Macaione, Flavio Biondi e Stefano Martinuz. È il mio team della vita, non pensavo di fare con i miei amici una serie a fumetti, ma è stato super figo, e quindi usciamo con il primo volume a Lucca e sarò conteso tra la Bonelli e la Panini, ma saremo vicinissimi, quindi mi trovate lì, se non mi trovate da una parte mi trovate dall'altra. E ti contenderanno anche i nostri ascoltatori dopo questo episodio. E l'ultima domanda che abbiamo già fatto quando ci siamo sentiti un anno fa più o meno, ma è: se dovessi iniziare una campagna di Dungeons and Dragons adesso, che personaggio giocheresti? Quale classe in realtà e perché? È bellissimo, cosa avevo risposto all'epoca? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Però vabbè, lo possiamo riascoltare. Ok, io sono sempre attratto dai caster, quindi non so cosa ho risposto l'ultima volta, ma mi piacerebbe tantissimo giocare un Blade Singer. Non so come l'hanno tradotto in italiano, ma un mago cantore della lama. Bellissimo. Ovvero un mago guerresco e marziale, perché ora sono un po' interessato al rapporto tra la magia e il corpo, quindi è un po' la mia fissa del momento. Lo farei di brutto. Molto, molto figo. Secondo me non è lo stesso dell'altra volta e questo è ancora più bello, perché giustamente mentre noi ci evolviamo si evolvono anche i personaggi che giocheremo. Esatto, sì, figo. Ma mi tagliate se vi faccio i complimenti per il podcast, ve li devo fare quando si sono spente le luci, quando mettiamo le sedie sui tavoli. Lo mettiamo ovunque adesso, alla fine di ogni segmento ci sarà anche i complimenti. Complimenti diversi per ogni segmento. Esatto, quindi vai, forza. No, grazie mille. Grazie. No. Beh, voi portate veramente un'analisi che a me piace tantissimo, che è molto emotiva, e a me piacciono le persone che parlano tanto di sentimenti, oltre che di giochi, e quando le due cose si mescolano assieme è super figo. Quindi grazie. 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 E grazie per aver partecipato, averci donato il tuo tempo, soprattutto in questo periodo frenetico. È stato un piacere. E niente, noi come al solito in realtà non sappiamo mai come chiudere l'episodio, quindi salutiamo tutti e ci sentiamo al prossimo lunedì. Sì, ciao, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao.